Inter, senegalesi, Muravera, campione d'inverno, è un titolo platonico, però quando lo si raggiunge credo che faccia piacere. Finite le 17 giornate, 36 punti, un ottimo traguardo. Sì, la soddisfazione è grande, però è platonico. E ce lo godiamo, adesso andiamo in vacanza e poi cerchiamo di rimetterci subito al lavoro con la convinzione che purtroppo abbiamo fatto ancora poco. Ci siamo, vogliamo rimanerci, però siamo consapevoli che dietro sono alla nostra altezza e ci metteranno in difficoltà. Venivate dal bel successo di Lanusei, ma in sede di presentazione, o quasi, è stato detto appunto, è più difficile preparare una gara contro il Ghilarza. E diciamo, visto il primo tempo, è stata dura. Col Ghilarza anche andato in vantaggio, anche se voi avete sprecato delle occasioni abbastanza nitide. Noi eravamo un po' contratti, immaginavo che ci fosse il peso della classifica e dell'importanza della partita. Poi ci siamo sciolti, anche dopo il loro primo gol abbiamo creato tantissimo, potevamo tranquillamente comunque pareggiare prima e abbiamo fatto anche un buon primo tempo, secondo me. Secondo abbiamo controllato totalmente e a mio parere abbiamo vinto meritatamente. È stato a livello psicologico importantissimo il gol di Sergio Nurchi nell'ultima azione del primo tempo. Rientrare negli spogliatoi con un pareggio ti dà poi la carica per la ripresa. Determinante secondo me, perché avremmo fatto molta più fatica. Il gol ci ha totalmente sbloccati, ci ha dato la convinzione, siamo rientrati anche convinti e subito infatti abbiamo fatto il 2-1. Bene, adesso non voglio creare troppe esaltazioni, penso che sia più logico prenderci la soddisfazione e, ripeto, stare un pochino sereni, recuperare e farci trovare pronti per l'inizio del girone di ritorno. Con Sergio Nurchi non fa mai delle cose banali e normali, ha fatto un gran gol su punizione, il 2-1 l'ha creato lui e poi vi ha dato un grande spavento lì quando è uscito, ha preso una botta e un taglio. Fortunatamente sembra nulla di importante, la cosa che mi preoccupava molto, dicendo una battuta, sembra che ci sia un taglio all'interno della bocca, ma lui deve giocare con i piedi perché gli riesce in modo meraviglioso. Era un po' intontito, ma a un certo punto anche ha detto devo rientrare in campo, era convinto di poter riprendere la gara. Penso che è meglio che è andato all'ospedale e così ce l'abbiamo più fresco quando ritorna. Poi altro pepe sulla gara, 2-1 voi in vantaggio, espulsione di Ezeadi, quindi con l'uomo in meno. Però eravate ben messi, non avete concesso spazi e poi con gli spazi per voi più ampi avete colpito. Sì, sinceramente sul 2-1 quando siamo rimasti in 10 siamo stati veramente molto molto bravi, ordinati, non abbiamo concesso niente, ogni volta che ripartivamo potevamo sempre fare gol, questa è stata la cosa più importante della partita di oggi. Ha segnato Porru il 3-1, però lo poteva fare 3 secondi prima Cozza, lì il ragazzo del 95 sta andando molto bene, se riuscisse a acquisire anche freddezza sotto porta sarebbe il massimo perché non ha neanche 20 anni. Lui sta crescendo molto di partita in partita, gli manca ancora un po' di convinzione, se si rendesse conto quale potenziale ha credo che avremmo davanti un giocatore di ottime prospettive. È un ragazzo che ancora subisce un po' troppo le pressioni, però ha ottime qualità e credo che nel futuro le farà vedere ancora di più. Un campionato che riserva sempre sorprese, ieri Lanusei ha pareggiato, quindi vi ha permesso appunto di festeggiare da solo in vetta, il Castellas ha pareggiato, il Plug ha vinto con latte dolce, gare scontate non ce ne sono, prova ne sia questa di oggi perché anche voi siete stati sotto. Noi la nostra forza credo che sia stata quella di non dare per scontato nulla, se non sbaglio credo che con le ultime 8 in classifica noi abbiamo fatto 24 punti. I campionati si vincono contro le piccole, non contro le grandi, quindi l'ho sempre detto e lo continuo a ribadire, non si deve sbagliare le partite che si debbono vincere e noi ci siamo riusciti nel girone d'andata e è per questo che siamo primi in classifica. Chiudiamo l'anno facendo gli auguri a chi? Alla squadra, alla società, Muravera? No, a tutti, a tutte le persone, io auguro a tutti che sia il più sereno possibile e che ci sia gioia all'interno di ogni famiglia. So che non è così e chi non ce l'ha spero la ritrovi al più presto. Grazie mister, complimenti comunque per ciò che avete fatto in questo girone d'andata, siete a metà dell'opera, sarà durissima nel 2015 ma ci siete. Grazie, speriamo di sì, arrivederci.